una questione di mettersi lì e appiccicare petali uno dietro l'altro e di avere quell'accortezza di tagliare i petali in tre dimensioni differenti in modo da far crescere la rosa, che può crescere quanto volete voi, perché se voi i petali ne tagliate in 4, in 5 grandezze differenti, la rosa può diventare veramente un grande, grande fiore. Bene, spero che questa rosellina vi sia piaciuta, a Poti è piaciuta molto. Ve ne farò vedere altre rose fatte con la carta e aspettando quel momento non mi rimane che salutarvi. Da Ombretta e d'Arte per te è tutto, arrivederci!